Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e rieccoci su Opera Omnia versione Global. Ci troviamo in questa schermata perché adesso vi andrò a fare vedere i team che ho utilizzato in Dimension and Phados. Abbiamo completato i primi 4 tier e abbiamo utilizzato nel primo tier un team composto da Seifer, Selfie e Sephiroth con Summon Shiva, e ho utilizzato Shiva praticamente tutti e 4 i tier perché l'ho trovata molto comoda con il fatto che mi aumentava la velocità. Secondo tier abbiamo utilizzato Rinoa, Beatrix ed Eiko. Devo dire che le difficoltà IX sono state davvero molto semplici, questi due tier sono stati davvero molto semplici. Terzo tier, Noctis mi ha dato una grandissima mano perché il boss rende l'attacco invisibile, quindi non fa vedere quando colpisce, ma grazie all'abilità di Noctis si piazza davanti al boss e quindi capisci qual è il momento in quale attacca e chi giustamente con quale tecnica magari, e quindi ci siamo portati a casa anche questo tier. Ultimo tier invece, naturalmente qua abbiamo utilizzato Noctis, Noel e Zell. Ultimo tier invece abbiamo utilizzato questo team che è buono, sì, un team buono secondo me ci può anche stare, composto da Lanerain, Yuna ed Ashe, solo che mi ha fregato alla fine, cioè l'ho dovuto fare 2 volte perché l'avevo completato con 72 turni e non mi aveva dato lo score, ne mancavano tipo 5.000, 6.000, qualcosa del genere, quindi l'ho dovuto rifare, ma lo vedremo a video, lo vedremo a video. L'unica differenza che ho fatto tra la partita, quella senza score, e la partita con lo score, quindi questi turni in meno, è che ho portato l'armatura di Yuna a X+. Senza però mettergli nessun lingotto, nulla di nulla, l'ho semplicemente potenziata al livello 25, cioè il massimo che potevo fare, così da dargli un minimo di boost all'attacco, alla difesa e quant'altro. Nulla di che comunque, secondo me si poteva fare anche senza, però ho preferito non rischiare, anche perché non volevo mettermi un altro personaggio magico più forte tipo Charlotta o Artemisia, che magari andremo a utilizzare nelle Chaos. Beh ragazzi, adesso partiamo con i video dei vari tier e poi ci risentiamo alla fine per le conclusioni. Buona visione!
Thank you.
Beh, come avrete visto, il Tier 4 è l'unico che mi ha causato un minimo di problemi. Minimo, un bel po' di problemi, ma secondo me è dovuto al team. Probabilmente se avessi avuto qualche personaggio magico leggermente più forte non ci sarebbero stati grossi problemi. Però l'importante è che abbiamo fatto il perfect. Per quanto riguarda gli altri tier, beh, sono stati molto semplici, nulla di particolare. Dal prossimo tier, dal tier 5 invece, faremo un video per ogni singolo tier perché si tratta di stage chaos, con nemici penso anche abbastanza cazzuti, con un boss di intermezzo probabilmente, forse la sirena come boss di intermezzo, credo di sì. Spero che aver visto i team con la quale ho superato i tier e il come ho ottenuto il perfect vi sia stato d'aiuto. Dal prossimo si parte, come detto, dagli stage chaos, dove faremo un video per ogni chaos. Ma per questo video direi che possa anche essere tutto. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!